sono arrivati da tutta la Calabria per manifestare contro il piano di rientro e per le modifiche apportate alla legge in materia di pagamenti nel settore, previsto dal commissario ad acta per la sanità calabrese Massimo Scura. I circa 200 dipendenti della sanità privata accreditata che questa mattina si sono ritrovati davanti agli uffici del Dipartimento regionale alla salute in via Buccarelli a Catanzaro. Con loro c'erano anche i rappresentanti sindacali, venuti a chiedere risposte in merito ai continui ritardi negli accrediti degli stipendi del personale, dovuti per la maggior parte ai mancati rimborsi della Regione alle strutture stesse. Qualcuno intende il commissariamento come, come mettere in campo un comportamento di forte autarchia e di pensare di fare tutto quello che vuole. La cosa che ci ha fatto un po' incavolare è stata che praticamente il commissario Scura ha messo mani al sistema dei contratti di lavoro e per quanto ci riguarda siamo pienamente titolati a trattare cose del genere. Ma non solo mette mani, dà l'opportunità ai datori di lavoro della sanità privata di sconfinare in un campo, in una prateria in cui praticamente è aperta ogni possibilità di applicare le deroghe ai contratti nazionali. Non ci stiamo. Per quanto riguarda i contratti vogliamo discutere. E poi l'altra cosa che vorremmo evidenziare, lui deve normalizzare un sistema che non può più consentire che i lavoratori stiano anche un anno senza essere pagati. Non è più possibile questa storia perché tutti capiscono e comprendono che cosa vuol dire arrivare alla fine del mese e non avere la certezza di uno stipendio per il quale si è lavorato quotidianamente. Tra i manifestanti c'era anche una delegazione del Marrelli Hospital di Crotone, struttura sanitaria privata già pronta ad aprire, ma che di fatti resta inattiva perché non ancora accreditata. Noi siamo qui perché noi aspettiamo una risposta. Ormai devo dire la verità, siamo stanchi, sono 18 mesi che vogliamo rendere questo progetto finalmente attivo. Vogliamo poter aprire le porte agli ammalati, non più ai giornalisti, agli ingegneri. Dobbiamo aprire il Marrelli Hospital alla società civile. È una struttura perfetta, è stata studiata interamente nell'interesse dell'ammalato. Non si riesce a capire il perché questa struttura è chiusa. Mi sembra proprio un comportamento schizofrenico. E speriamo presto di avere risposte. A metà mattinata un gruppo di lavoratori e sindacalisti è stato ricevuto dal commissario Scura, il quale al termine dell'incontro ha dichiarato: non ce le siamo mandate a dire, io ho chiesto al sindacato che la rappresentanza ha senso soltanto se c'è anche responsabilità, quindi le relazioni sindacali saranno impostate sul rispetto contrattuale sia a livello regionale che a livello aziendale, ma con l'assunzione chiara delle responsabilità da parte di ognuno di noi. Ci sono alcune strutture che hanno problemi obiettivamente seri, quale il mancato pagamento di diverse mensilità degli stipendi degli operatori, ma ho cercato di far capire che la modifica del decreto 62 serve proprio a questo, ad eliminare figli e figliastri all'interno della sanità privata, soprattutto quella territoriale, a stabilire una tariffa unica, di modo che naturalmente compatibilmente con le varie diversità territoriali, però ci sia un solo contratto e quindi eliminare tutti quei contratti di prossimità che sono diversi da un altro a un altro. E per quanto riguarda il Marrelli, la procedura che è stata seguita dalla Marrelli non è stata corretta. E abbiamo detto il perché, il per come e il per quando, ovviamente, senza entrare in troppi particolari. Peraltro, siccome siamo delle persone fallibili come tutti gli altri, abbiamo dato tempo alla Marrelli 10 giorni per controdedurre quello che noi abbiamo scritto. E dopodiché si prenderanno delle decisioni.